I Solisti Ambrosiani nascono ufficialmente nel 2008, io come cantante e Davide come primo violino. Ci siamo conosciuti nel 99, all'indomani del nostro diploma in conservatorio. Diploma che per quanto riguarda me è in pianoforte, quindi uno strumento in realtà un po' distante dalla musica barocca su strumenti originali, e nel caso di Davide si trattava del diploma tradizionale in violino. Ecco, negli anni io mi sono poi dedicata allo studio del canto e quindi dopo aver frequentato per un po' di anni appunto il duo violino pianoforte, quindi il repertorio 8-900esco, che peraltro ci ha dato grandi soddisfazioni, concerti, premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali, diciamo la conseguenza naturale appunto di questi nuovi studi intrapresi da parte mia e di una curiosità che entrambi avevamo per il repertorio barocco ha fatto sì che si approdasse alla musica antica su strumenti originali. Il barocco in musica è un periodo molto ampio, sotto questa etichetta vengono accorpate composizioni anche molto differenti tra di loro. C'è una grandissima differenza tra le composizioni del primo 600 e quelle ad esempio della metà del 700. Il nostro gruppo ha una formazione stabile ovviamente nei componenti, ma non rigida, non fissa. Quindi al violino e alla voce abbiamo aggiunto man mano dapprima gli strumenti del continuo, quindi il clavicembalo, l'organo positivo, ma anche violoncello, viola da gamba, tiorba, e naturalmente quando si affronta il repertorio orchestrale entrano in gioco tutti gli strumenti richiesti di volta in volta dalle partiture affrontate. I Solisti Ambrosiani sono anche organizzatori di un'importante manifestazione denominata Festival Musica Sibri, un festival di musica antica e si occupa di portare concerti, manifestazioni culturali, prevalentemente concerti, comunque nei luoghi d'arte del territorio del Seprio. Il Seprio era un antico feudo che coinvolgeva grosso modo le attuali province di Varese, Como, Ovest e l'Alto Milanese, in sostanza. Nel festival sono spesso invitati gruppi esterni che portano il loro repertorio, i loro strumenti al pubblico in modo che questo possa godere di un'esperienza musicale più diversificata possibile. Fra le attività del nostro gruppo sta acquisendo una crescente importanza anche la realizzazione di registrazioni discografiche di tesori inediti o scarsamente eseguiti. Infatti nel 2016 è uscito un CD La Dirindina nella duplice versione di Domenico Scarlatti e Padre Martini, la registrazione della Dirindina di Martini è in prima mondiale. Abbiamo attualmente allo studio delle nuove composizioni di un importante autore settecentesco e questo nostro lavoro confluirà presto in un nuovo progetto discografico. Dunque, chi brama per lunghe metà, chi brama per...